concludo velocemente, Presidente, dicendo che nell'intervento di Lucio Chiozzo mi è saltato proprio veramente all'occhio che è stato politicamente bugiardo e sa di mentire quando afferma che le spese per l'illuminazione del Natale, le spese per la pista di pattinaggio o altre spese che sono riservate agli eventi vengono sottratti da fondi perché potevano essere destinati alle famiglie in difficoltà. Dopo gli ulteriori attacchi dell'opposizione che ha affermato che la maggioranza non si sta interessando dei cittadini che hanno necessità di un aiuto economico, è intervenuto nel Consiglio Comunale di ieri direttamente il sindaco Armelao, il quale ha sostenuto che si sta studiando un apposito bando per poter distribuire gli aiuti. Ha voluto sottolineare il sindaco che il consigliere Chiozzo nel suo intervento è stato politicamente bugiardo, sapendo di mentire, sostenendo che le spese per l'illuminazione pubblica delle luci natalizie e le spese per la pista di pattinaggio e le altre che interessano gli eventi vengono pagate con denaro sottratto da fondi che potevano essere destinati a famiglie in difficoltà. Il sindaco ha ribadito che il consigliere Lucio Chiozzo, ben più navigato nelle cose comunali, dovrebbe ben sapere che le spese per gli eventi vengono sostenute da fondi derivanti dall'imposta di soggiorno. Questi possono essere destinati a vari capitoli di spesa, ma sicuramente non possono essere spesi per aiuti economici a famiglie in difficoltà. Secondo il sindaco, il consigliere Lucio Chiozzo, affermando una cosa simile durante un consiglio comunale aperto al pubblico con collegamento in streaming alla presenza di cittadini, è stato politicamente bugiardo sapendo di mentire. Nel caso non si fossero messe le luci ci sarebbe stato un risparmio sui fondi derivanti dalla tassa di soggiorno, ma certamente non si sarebbero potute aiutare le famiglie in difficoltà. Affermare una cosa simile, ha ribadito Armelao, è una castroneria politica per la quale ha chiesto pubblicamente le scuse da parte del consigliere, ritenuto in questo frangente persona politicamente scorretta. Fare le scuse pubbliche a quelli di Energia Cinica, e perché appunto, siccome ieri abbiamo stamattina sulla rassegna abbiamo messo un servizio relativamente così a un simpatico così risposta tra il consigliere Lucio Chiozzo e il sindaco ieri sera in consiglio comunale sulle deleghe che non erano state attribuite a quelli di Energia Cinica, e so che qualcuno se n'è avuto male che l'abbiamo chiamato Energia Cinica. Avete ragione e chiedo pubblicamente scusa, non è da chiamarmi Energia Cinica, è da chiamarmi Energia Ipocrita, perché siete degli ipocriti. Il primo in assoluto è il buon Roberto Rossi, che non mi stancherò mai di ricordarlo, alla città, ha fatto tutto quello che ha fatto non per l'impianto del GPL, noi amiamo la città, non è vero nulla che amano la città, ha fatto tutto quello che ha fatto semplicemente per tornare in consiglio comunale. E non da consigliere comunale, ma da sindaco. Tutta la storia dell'impianto è una vergogna, è un'assoluta vergogna. Roberto Rossi ed altri era fra quelli che i banchetti che dicevano no Mose, fermiamo no Mose, il baby Mose, poi sono scomparsi come la prima volta che ha funzionato, che non c'era più acqua nella città, allora sono scomparsi, sono passati sulla falsa centrale nucleare che non esisteva neanche la falsa centrale nucleare. Sono degli ipocriti, quindi chiamarli Energia Cinica con la C di Como è la cosa normalissima, non se ne devono avere a male. Ecco, approfitto per ricordarvi che grazie al partito del no, che non vuole centrali nucleari, non vuole l'autostrada, non vuole il gasificatore, l'ultima, quella proprio paradossale, è diciamo Piombino, siamo messi come siamo messi con l'energia, e il governo Draghi ha fatto di tutto per avere le gasiere, la sovrintendenza di Piombino ha dato parere negativo, oltre che c'è ricorso al TAR del sindaco di Piombino, che è di Fratelli d'Italia tra l'altro,
dicendo che non gli andava bene sovrintendenza di Piombino per il colore della nave. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Siamo con l'assessora Elena Zennaro alle pari opportunità al termine dell'ultimo incontro che si è tenuto per la rassegna Donne ogni giorno contro ogni forma di violenza. Un incontro molto interessante, ha avuto ospiti molto importanti. Tirando le somme di questa rassegna? Tirando le somme direi che come amministrazione siamo veramente molto soddisfatti. Siamo riusciti appunto a portare qui a Chioggia dei relatori eccezionali. Oggi avete visto la magistrata afghana, Sia Is, l'avvocato Federico Cappelletti, uno dei 20 avvocati in Italia che difendono presso le corti internazionali. Ha un curriculum veramente eccezionale. Sono venuti qui per noi, come si è potuta collegare anche la dottoressa Isa Maggi. Questo per la nostra amministrazione è di grande valore, non solo per l'attenzione che ci hanno dato, ci hanno riservato venendo qua. Ricordo ad esempio che la dottoressa Sia Isa è venuta dalla provincia di Potenza, quindi ha fatto un viaggio non indifferente per essere qui e condividere con noi la sua testimonianza, ma è anche perché conferma la presenza di Chioggia in una rete internazionale. Chi è qua, era qui ha potuto vedere come stiamo facendo un'evoluzione, un percorso che ci porterà veramente a ricoprire i più elevati presidi per le più cariche più importanti. Esprimo la mia profonda soddisfazione per un ordine del giorno votato oggi in Consiglio all'unanimità da tutti i colleghi dell'opposizione e anche della maggioranza, che in sostanza va a investire nelle terapie di pet therapy proprio per tutte le categorie, quindi sia per i fragili, soprattutto anziani, autosufficienti e non, e anche per il reparto di pediatria. Sappiamo che la pet therapy è una terapia ormai scientificamente accreditata e si appunto testimonia come sia così importante soprattutto nelle categorie più fragili. Parliamo di bambini che abbiano dei problemi legati a una disabilità oppure ad altri disturbi, e quindi in questi casi, come nella categoria degli anziani autosufficienti e non, con la pet therapy ci possono essere enormi vantaggi clinici. Quindi è una terapia che dobbiamo portare avanti, finanziare. La legge 3 del 2005 è una legge regionale che è stata mai applicata proprio perché mancava il finanziamento da tantissimi anni. Con questo ordine del giorno si va ad incrementare anche il finanziamento e quindi si spera che da qui in avanti ci sia maggiore attenzione al tema della pet therapy proprio per il valore così importante dal punto di vista sociale. Durante il Consiglio Comunale di ieri è intervenuto a dare opportune delucidazioni il dirigente del settore lavori pubblici Stefano Penzo, il quale, dopo aver chiarito la questione posta dal consigliere Stecco sulla pavimentazione di Riva Lusenzo e sul raffrescamento del mercato ittico all'ingrosso, ha voluto aggiornare sul punto in cui si trova il Comune sulla questione pannelli fotovoltaici.
Il comune, ha affermato Penzo, è molto più avanti rispetto alla semplice installazione di pannelli fotovoltaici. La progettazione che si era studiata è stata molto ampliata, in modo da trasformare le aree interessate in comunità energetiche. Non sarà quindi prodotta energia solo per autoconsumo negli edifici scolastici in cui i pannelli saranno installati. Ora si tratta delle scuole Caccin, Don Milani e sulla copertura dell'Arena Duse, per la quale i lavori partiranno il prossimo anno. Il progetto futuro interesserà la copertura con pannelli fotovoltaici di tutte le scuole, per il quale si cercherà di aderire a un bando di finanziamento che scadrà a fine del prossimo febbraio, al quale il Comune ha già chiesto di poter partecipare. Dalla realizzazione di questi interventi, il Comune potrà produrre circa 2 megawatt, quando la produzione totale di cui ha necessità l'amministrazione comunale è di circa 5 megawatt. Riuscire a produrre quasi la metà del fabbisogno energetico consentirà al Comune di risparmiare denaro dai capitoli ordinari e di poter fare un ragionamento sulla possibilità di non acquistare più energia altrove, ma produrre tutto il fabbisogno dall'interno. Mentre lo studio per gli interventi più piccoli viene svolto negli uffici comunali, gli studi più importanti vengono fatti con l'aiuto dell'Energy Manager. Ci troviamo nella sede di Confo Cooperative a Roma, dove abbiamo appena rinnovato il contratto del personale non imbarcato, un contratto che nella nostra realtà clodiense viene applicato in alcune aziende come ad esempio la CAMA e la CAMA Evolution. Un risultato molto importante perché dal 1° dicembre c'è un aumento del 3%, con un ulteriore 3% a partire da marzo, quindi un totale del 6%. Già a dicembre i lavoratori avranno un aumento di 40 euro più altri 40 sulla tredicesima, quindi con un totale appunto di 80 euro. Il sindacato ovviamente è soddisfatto di questo risultato che portiamo a casa e che ci ha fatto veramente rendere orgogliosi, perché non è stata una trattativa facile. Durante il Consiglio Comunale che si è svolto martedì scorso, martedì 29 novembre, c'è stata un'interpellanza della consigliere Barbara Penzo del Partito Democratico, in cui ha evidenziato che gli studenti di Chioggia hanno bisogno di una sala ove riunirsi per condurre ricerche di gruppo ed approfondimenti. Interpellato appunto dalla consigliera comunale, il vice sindaco Daniele Teozzo Brasiola, che è anche assessore all'istruzione, ha condiviso l'argomentazione dell'esponente dell'opposizione, e i luoghi destinabili a un'aula di studio non mancano e si tratta di scegliere il migliore. La consigliera si è dichiarata soddisfatta delle risposte del vice sindaco, e anche se ha voluto precisare che ci starà molto dietro. In descrizione il link dell'intera registrazione dell'interpellanza della consigliera Barbara Penzo con la risposta del vice sindaco Daniele Tiozzo Brasiola. Allora, siamo alla CAM, la pescheria della CAM. La novità è sulle ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica: aprire le ostriche non è, diciamo, facilissimo. Queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui e c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema,
e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ottica. Per quanto riguarda la cultura? Con la cultura invece già domani avremo Dario Ballantini al Don Bosco con la collaborazione di Arte Ven, quindi un bello spettacolo da Balla a Dalla, quindi un Dario Ballantini che interpreta un po' Lucio Dalla, e quindi sarà un modo divertente di ripercorrere insomma le note e canzoni e la storia di un cantante molto apprezzato nella storia italiana. E poi partono tutti gli eventi natalizi, sapete benissimo, inaugurazione della pista di pattinaggio, i vari cori gospel, i canti di Natale, i vari eventi per i bambini sia in auditorium che a Don Bosco e anche in piazza. Cosa che non avete ancora visto nella locandina che sta girando è la presenza di una marching band per due giorni nell'arco appunto del mese di dicembre in piazza per divertire le persone, improvvisare un po' di musica e di balli e scaldarci anche in questo mese molto freddo. Entriamo quindi in tema, in atmosfera natalizia. Sì.